Pandora di Nadia Donato, oggi vi propone il meeting sulla procreazione medicalmente assistita, di cui è stato responsabile scientifico il dottor Rosalbino Isabella. In un hotel di Feroleto Antico, in provincia di Catanzaro, si sono ritrovati ginecologi ed esperti, italiani e stranieri, per fare il punto sulla medicina della riproduzione, a cui ricorrono sempre più frequentemente le coppie di oggi, per riuscire ad avere un bambino. Rosalbino Isabella, ginecologo specialista nella medicina della riproduzione assistita. E due giorni di incontri, di convegni, di workshop per parlare di questa disciplina che consente a molte coppie di diventare finalmente genitori. Sì, effettivamente la medicina della riproduzione, che io ormai faccio da 25 anni in questa città, è diventata, come dire, una ricorrenza importante, cioè ricorrenza volevo dire nel senso che è diventata una patologia importante nelle coppie, molto ricorrente. Bisogna dire che nella regione Calabria, su una popolazione di 2 milioni di abitanti, il 10% delle coppie ha la necessità di essere aiutate nel procreare, quindi nel avere un proprio bambino. E devo dire che io dirigo questo centro già da 25 anni e che ora questa è la nuova location dove abbiamo migliorato notevolmente la qualità della struttura e quindi possiamo offrire un servizio completo a 360 gradi alla coppia che ha la necessità di procreare. E in Calabria di centri come questi ce ne sono veramente pochi e devo anche denunciare in questo momento che non esiste un centro pubblico in Calabria che possa fare questo tipo di attività. Hanno avviato a noi la procedura di accreditamento, ma è una procedura che già è da un anno in corso e sarà molto lunga e difficile. E per cui le coppie calabresi per il momento, se vogliono essere aiutati nella fecondazione assistita, devono necessariamente e esclusivamente rivolgersi ai centri privati, che sarebbero due al massimo tre centri privati in Calabria operanti e iscritti all'Istituto Superiore di Sanità. Perché le coppie fanno fatica ad avere figli? Quali sono le cause? Bisogna dire che oggigiorno la difficoltà della procreazione è dovuta effettivamente alla qualità della vita che si fa. Sicuramente ci sono molti fattori che influiscono negativamente, tra questi sono da considerare l'alimentazione, il cibo, l'ambiente è un fattore fondamentale, come per esempio siamo sottoposti ormai giornalmente a delle radiazioni ionizzanti o a smog o a quant'altro, e tutto questo influisce in maniera negativa sulla attività riproduttiva sia dell'uomo che della donna. Negli anni quindi aumenta il numero di coppie che diciamo sono sterili o comunque fanno fatica ad avere un bambino. E, qual è, ecco, la percentuale di incidenza, la percentuale di aumento? Abbiamo dei numeri. Beh, io voglio soltanto ricordare che 20 anni fa la percentuale delle coppie infertili era del 16%. Dagli ultimi dati, quelli del 2018, è stato visto che questa percentuale è aumentata al 24%, quindi il 24% delle coppie che cercano di avere un bambino hanno difficoltà nella procreazione. Le risposte sono tante, sia quelle che abbiamo detto prima dal punto di vista degli inquinamenti ambientali e atmosferici e soprattutto dallo stile di vita che si fa, ma c'è da dire un'altra cosa molto importante, che mentre 20 anni fa l'età media di una donna che voleva avere un figlio era attestata intorno in Italia a 26-27 anni, oggi l'età media è arrivata al 32 anni, quindi il fatto che la capacità procreativa, la voglia di avere un figlio si sia spostata dai 20 anni, che è il massimo in cui l'ovaio esprime la sua capacità procreativa, a oltre 30, sicuramente ha ridotto in queste donne la capacità procreativa, anche dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo delle ovaie. E anche questo è successo negli uomini, perché mentre gli uomini
una volta anche a 60 anni avevano la possibilità di avere dei figli, oggi è stato visto già che ai 45-50 anni la qualità del loro liquido seminale peggiora sia dal punto di vista della motilità che del numero degli spermatozoi. Tant'è che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha abbassato notevolmente il numero dei spermatozoi in uno spermiogramma normale, che mentre prima era attestato intorno ai 30-40 milioni, ora già i 15 milioni di spermatozoi per concentrazione o per millilitro già rappresentano una condizione buona, al di sotto della quale si parla di oligoastenospermia. Lei diceva poco fa che in Calabria ci sono solo centri privati, non c'è un centro pubblico dove fare la riproduzione medicalmente assistita, quindi siamo ancora molto indietro. Ma penso che sia una delle ultime regioni d'Europa da questo punto di vista, perché effettivamente io ho un centro privato, non dovrei dirle queste cose, però voglio denunciarle a voce alta, perché praticamente su 2000 coppie che hanno la necessità di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita in Calabria, soltanto 400 vengono trattate qua in sede, tra il mio centro e un altro centro di Gioia Tauro. Tutto il resto delle coppie va fuori regione, quindi noi abbiamo un'emigrazione sanitaria che da questo punto di vista non ha uguali, stiamo parlando del 300%, sono coppie che vanno a fare trattamenti in altre regioni d'Italia, Lombardia, Emilia, Toscana. E voglio dire anche un'altra cosa qua molto importante, che queste coppie che vanno a fare un trattamento fuori regione hanno un rimborso indiretto da queste regioni rispetto alla regione Calabria con dei prezzi adeguati alla loro regione. Per cui la regione Calabria continua a pagare questo tipo di emigrazione sanitaria per queste coppie che vanno all'estero e non pensa né di fare un centro pubblico né di convenzionare i centri privati per evitare proprio i viaggi della speranza, quando noi come centri privati sicuramente abbiamo le stesse percentuali, gli stessi successi e la stessa capacità di altri centri fuori regione. Quindi il sistema sanitario calabrese anche in questo caso, per questa disciplina, è enormemente deficitario. Ma io non vorrei sbagliarmi, penso che si parla di un deficit di 2-3 milioni di euro all'anno che potrebbero restare in Calabria e che invece vengono pagati direttamente dalla regione, oltre ai 2-3 milioni di euro che pagano le nostre coppie per recarsi e stare 15 giorni fuori regione. Lei si occupa di questa disciplina da 25 anni, diceva poco fa. Quante coppie sono diventate papà e mamma grazie alla sua assistenza, grazie alla sua consulenza medica? Allora, ho il piacere di dire che in questo centro sono nati più di 1000 bambini da fecondazione in vitro, quindi bambini in provetta, e ho il piacere di dire che siamo già a 30 bambini nati da fecondazione artificiale eterologa, quindi con ovociti di una donatrice, che è una cosa molto importante perché siamo riusciti a dare la felicità a delle coppie che in nessun modo avrebbero potuto avere un figlio. E non parliamo di coppie over 50, ma parliamo anche di coppie che purtroppo per una menopausa precoce anche a 30-35 anni hanno perso la capacità riproduttiva e quindi non hanno più la possibilità di avere una ovulazione normale perché le loro ovaie sono andate già in menopausa. E questo vale anche per i maschietti, perché ci sono tanti maschietti che per svariate patologie, ne ricordo una fra tutte, la parotite nell'età infantile o il criptorchidismo, hanno perso la capacità procreativa, si ritrovano all'età di 30 anni quando cercano un figlio, noi facciamo un esame del liquido seminale e ci accorgiamo che sono azoospermici, completamente privi di spermatozoi. In alcuni casi siamo riusciti a fare delle tese, quindi un prelievo epididimario o testicolare degli spermatozoi e riuscire a ottenere delle gravidanze. In altri casi, nei casi più sfortunati, nemmeno là siamo riusciti a trovare gli spermatozoi, per cui ci siamo dovuti organizzare con dei donatori che purtroppo in Italia non si trovano e quindi abbiamo dovuto importare il seme direttamente dalla Spagna.
Questa tematica si è sempre scontrata con la morale cattolica, no? Con l'etica, ci sono polemiche e discussioni che durano da tempo immemorabile. Ecco, è etico farsi assistere per avere, per concepire in provetta un bambino? Ma io sono cattolico, sono religioso, sono credente. Io penso che aiutare una coppia è la cosa più bella che possa esistere. Io faccio questo lavoro con passione, ero ospedaliero, mi sono praticamente licenziato per dedicarmi esclusivamente a questo tipo di attività. Io penso che, come tutte le cose, sono guardate all'inizio, appena si fanno, in maniera un po' così, con un occhio un po' distorto, pensando appunto all'etica, all'eccetera. Però io posso dire che la maggior parte delle coppie che si rivolgono a noi e vogliono avere un figlio con la fecondazione artificiale, sia omologa che eterologa, sono profondamente cattolici, e devo dire che negli ultimi tempi si sono abbassate un pochettino le barriere che erano state sollevate dalla fede. E devo dire che anche sul territorio molti religiosi non trovano nulla in contrario, fortunatamente, aggiungo io, affinché queste coppie possano avere coronato il loro sogno, che è quello di avere un bambino. Il professor Carlo Foresta dell'Università di Padova tiene a battesimo questo centro per la riproduzione medicalmente assistita. È un traguardo molto importante per la Calabria. Certo, per la Calabria e anche per la nostra specialistica, e soprattutto poi nel meridione. Io sono un uomo del sud, anche se sono a Padova, quindi quando vedo che le tecnologie, le esperienze, le professionalità si sviluppano in questo modo nel meridione, la cosa mi rende veramente felice. Io conosco da tempo il dottore che ha messo insieme questa struttura, Isabella, e sono contento perché ha frequentato i nostri master, ha frequentato i nostri corsi, ha portato un po' quel modo di intendere la medicina della riproduzione che ci caratterizza da tempo. Quindi mi compiaccio con lui e con la Calabria per questa nuova realtà. Aiutare le coppie ad avere un bambino diventa quindi una mission molto importante, che supera anche, che bypassa le polemiche sull'etica riguardo appunto a questa assistenza medica. Ma io direi che non deve bypassare l'etica. È importante far nascere i bambini, è importante capire perché la denatalità in qualche modo sconfina nella infertilità. È un momento sicuramente sociale che deriva dal fatto di cercare figli in età sempre più avanzata per motivi sociali, e rappresenta proprio un aspetto importante della infertilità e della denatalità. L'etica bisogna sempre considerarla, perché l'etica cambia a seconda delle società, ma ci sono dei principi che devono essere inalienabili, e io sono convinto che questo centro si farà carico di mantenere questi principi. Non si può fare della natalità una terra che non ha nessun limite di etica. Ad esempio, le manomissioni dei gameti, l'eugenetica, la scelta di un gamete anziché un altro è una cosa, la scelta di un embrione anziché un altro, se non ci sono fondati momenti di patologie, non va bene. Ma l'etica è molto più complessa, e sono convinto che qui si farà tutto nell'ambito di questi ragionamenti. Ormai la riproduzione ha delle tecnologie straordinarie, noi possiamo veramente comprendere molto di ogni singola cellula, quelle vanno applicate, però l'infertilità rimane ancora un capitolo molto grande e dobbiamo veramente affrontarla con la medicina della riproduzione. L'Università di Padova ha, diciamo così, un'esperienza che si interfaccia a livello internazionale. E in Europa, o comunque nel mondo, l'Italia è un paese dove si fanno meno figli e dove le coppie sono incapacitate proprio a fare figli rispetto agli altri paesi, oppure insomma è una nazione dove ancora la fertilità è di casa? Ci sono due problemi. Da una parte c'è il problema
della riduzione del potenziale di fertilità, soprattutto del maschio, e noi studiamo molto i fattori ambientali che incidono negativamente sulla produzione degli spermatozoi, e ci sono ormai prove chiare, evidenti, che i giovani ventenni di oggi hanno un potenziale di fertilità che è ridotto rispetto a quelli di 50 anni fa, e questo contribuisce sicuramente all'incremento della infertilità e alla denatalità. C'è poi, come le dicevo prima, l'aspetto sociale della fertilità della donna, che la porta a cercare figli in età più avanzata. Ora, noi come medicina della riproduzione in Europa e nel mondo possiamo dire, come italiani, di essere all'avanguardia. I nostri medici, i nostri professionisti sono tra i più pronti, tra i più preparati, tra i più avanzati nelle tecnologie. Purtroppo molte sono le coppie che vanno all'estero, ma vanno all'estero perché noi in Italia, fino a poco tempo fa, abbiamo avuto delle leggi molto limitative, ma anche, diciamo, perché gli italiani hanno un atteggiamento ancora etico che li mantiene in una carreggiata che non consente di dare tutto a tutti indipendentemente dalla possibilità di averlo. Al role play che è stato organizzato a Lamezia Terme, un evento che possiamo definire unico per quanto riguarda la medicina di riproduzione, una serie di ospiti importanti anche internazionali. L'incontro di oggi darà l'opportunità di essere in primo piano sia come Regione Calabria e sia come sanità. L'ospite con il quale partiamo è una delle punte di diamante di quella che viene chiamata la medicina di riproduzione. Infatti si parla delle banche degli ovuli. In realtà, dottore Enrique Criado, qual è la vera funzione di una banca dell'ovulo? Come viene gestita? Come funziona? La banca dei ovociti viene definita come una banca di tessuti, una banca di cellule dove noi vitrifichiamo, congeliamo ovociti dei donatrici, mandiamo questi ovociti a cliniche dove non hanno la possibilità di avere donatrici. In Europa e nel mondo, per diversi motivi, motivi politici, motivi legislativi, motivi sociali, ci sono diversi paesi dove non trovano donatrici. Noi abbiamo la fortuna di essere in Spagna, dove abbiamo un alto numero di donazioni. Siamo primo paese al mondo in donazione di organi e ovviamente primo paese al mondo in donazione di ovociti, dove noi vitrifichiamo, congeliamo le cellule delle nostre donatrici e li mandiamo alle cliniche, in questo caso alle cliniche italiane, che hanno bisogno di queste cellule per fare trattamenti ai loro pazienti, ma non hanno la loro disposizione. Dottore, è difficile mandare avanti una struttura come la sua? La banca di ovociti ha delle regole particolari, come lei stesso ha accennato, quindi sono delle leggi da rispettare, però riuscite a servire tutto il mondo. Quindi quali sono le difficoltà maggiori che incontrate? Beh, la difficoltà maggiore che incontriamo è che siamo una banca con 5 sedi in Spagna, cioè abbiamo cliniche sparse per Spagna, Barcellona, Madrid, Granada, Malaga, Marbella, per aumentare il numero delle nostre donatrici. Le cliniche ci mandano le richieste tramite una piattaforma, tramite un programma informatico che si chiama OvoTracker, e noi dobbiamo trovare le donatrici adatte ai loro pazienti. E i loro pazienti possono essere alti, bassi, biondi, bruni, quindi dobbiamo avere un'altissima diversità di donatrici. Questa è una peculiarità, una difficoltà. L'altra difficoltà ovviamente è lavorare con la massima sicurezza e la massima tracciabilità possibile, e questo rende il lavoro ancora più complicato e complesso. Ma comunque, una volta noi siamo stati i primi, siamo la prima banca di ovociti in Europa, una volta avviato i protocolli, i sistemi di sicurezza, la tracciabilità, i programmi informatici, e lavorare e rispettare sempre tutti questi protocolli. Siete voi che vi rivolgete alle donatrici o vengono loro spontaneamente? Un po' di tutto. In Spagna è permessa la pubblicità
per captazione di donatrici e donatori. C'è un organismo che regola questa pubblicità, cioè dobbiamo presentare la pubblicità prima a loro e loro l'accettano o la rifiutano, però spontaneamente vengono tanti donatrici. Nelle nostre strutture tutti i mesi vengono fra 100 e 150 nuove donatrici che vogliono donare. È certo che c'è un screening abbastanza esaustivo, abbastanza forte, e finalmente solo il 30%, 32% di quelli che arrivano in clinica donano le loro cellule. Voi dovete garantire la sicurezza nel momento in cui fornite gli ovociti ai medici. Assolutamente. Quindi prima di poter scegliere fate questo screening severissimo. Ecco, quali sono le principali cose che chiedete, i principali esami che vengono fatti? Vabbè, tutto è marcato da una legge molto stretta, molto rigorosa, che è la legge spagnola e la legge europea, le donatrici devono fare lo screening psicologico, vedere tutti i suoi antepassati, se hanno avuto malattie, non malattie, anche psicologiche, l'analisi medico, tutte le analitiche genetiche, cioè facciamo uno screening di 500 malattie genetiche, perciò è molto 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 severo. Avete mai avuto problemi di rapporti con la società civile, qualcuno che è contrario, che tende a non volere questo tipo di pratica, la Chiesa stessa? Sa, la PMA è sempre stata una tecnica molto controversa. Io ho iniziato a lavorare qui in Italia tanto tempo fa, quindi mi sono reso conto in quegli anni che sono stato qui che c'è un gruppo della popolazione che non è molto d'accordo con la PMA. Il problema, il discorso è che è molto necessaria. Purtroppo ci sono coppie che non possono avere dei figli, purtroppo gli ovociti di una donna dopo 40, 41, 42 anni non servono e portano dei problemi genetici e portano delle problematiche che è necessaria, sono necessarie queste tecniche di eterologa e di ovodonazione. Certo che ci sono persone contrarie, però alla fine questo è scienza, questo è sviluppo e questo è medicina, perciò tutto va avanti.